Giornata di festa mercoledì 28 febbraio alla scuola primaria Luigi Marra di Serra Sant'Abbondio. Nel pomeriggio, infatti, è stata inaugurata una nuova aula multimediale grazie alla collaborazione tra l'Istituto Scolastico Binotti e la Ollus Ruralità e Solidarietà della Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche. Un'importante donazione questa. Sì, rientra tra le attività della nostra Ollus. Nel programma del 2022 c'era la donazione di 4 aule multimediali, tra cui quella che abbiamo inaugurato oggi qui a Serra Sant'Abbondio, aule che abbiamo voluto donare a plessi scolastici delle aree interne per dare un'opportunità in più ai bambini e ai ragazzi che abitano in questi luoghi. E che cosa comprende l'aula multimediale? Quali sono gli oggetti all'interno che aiuteranno i ragazzi, i bambini a studiare? Oltre alla lavagna, chiamiamolo così, il televisore, insomma, multimediale, che ha svariate funzioni, altamente tecnologico, abbiamo donato 10 tablet che si collegano naturalmente al televisore, più una webcam a cui io do un particolare valore. Insomma, come dicevo ai ragazzi prima, è un modo per comunicare anche all'interno, mentre il resto dell'aula permette di magari studiare, acquisire conoscenza e quant'altro. La webcam, dicevo loro, volete fare un telegiornale della vostra realtà, potete farlo e comunicare con il mondo intero, insomma, mi sembra una bella cosa. Ollus deriva dalla volontà della CIA delle Marche, la CIA dell'Abruzzo e la CIA delle Molise di costituire appunto un Ollus, che oggi chiamata del terzo settore, e questo grazie a tutti coloro che con il 5 per 1000 contribuiscono a finanziare questa Ollus, che ha la finalità sostanzialmente di intervenire in modo particolare nelle aree interne montane o nelle aree rurali per cercare in qualche modo di alleviare le difficoltà che si riscontrano da un punto di vista dei servizi, ma anche da un punto di vista proprio logistico. Oltre a questo abbiamo fatto e stiamo facendo diverse azioni proprio di solidarietà che fanno parte proprio del core business di quella che è la nostra associazione Ollus. Su questo, come si è visto precedentemente nell'inaugurazione, abbiamo pensato in queste 3 regioni per ogni scuola di riuscire a donare un'aula multimediale che possa dare agli ragazzini che abitano in queste particolari aree interne più disagiate gli elementi necessari per poter essere al pari degli altri ragazzini che abitano in città. Come facciamo tutta una serie di azioni rivolte agli anziani, a quelli che vivono soli proprio in queste aree che non sono servite come dovrebbero dalla pubblica amministrazione, per poter dare alle stesse, come dire, opportunità che riguardano la salute, ma che riguardano anche e soprattutto il sociale. Quindi si interviene in diversi campi. Questo è il nostro modo di fare. Ogni anno abbiamo piccole somme da dover spendere e continueremo ad operare in modo particolare per queste aree più disagiate, che nel nostro statuto è la nostra finalità, cercare di dare a tutti le opportunità per stare al pari con quelle che sono, diciamo, le aree territoriali più servite, più avanzate del nostro territorio nazionale. L'importanza di un'inaugurazione di un'aula multimediale per i ragazzi è fondamentale, perché avvicina un po' i ragazzi a un modo di apprendere differente, no, dal normale, e quindi praticamente migliora il loro modo anche di affrontare, come ho detto, i problemi e risolverli col supporto della tecnologia, che è importante, ma è ancora più importante apprendere, quindi avere la possibilità di imparare e studiare soprattutto. Diciamo un aiuto per l'hardware, come diceva lei, più importante che è il cervello.
Sì, ho detto ai bambini, ho tenuto a precisare che tutte le tecnologie del mondo non risolvono i problemi se non siamo capaci di utilizzare quello, l'hardware più importante che abbiamo, che è il nostro cervello. Deve essere allenato come tutte le cose, quindi è importante appunto fare i compiti, studiare, esercitarsi e sfruttare appieno le possibilità che danno sia gli insegnanti sia appunto queste iniziative benefiche di questi nostri amici che ci hanno regalato questa importante aula multimediale. Un'inaugurazione importante per la scuola, come si sente? Sono davvero orgogliosa di aver potuto beneficiare di questa donazione che veramente ci rende ancor più consapevoli, insomma, dell'importanza che questa rappresenti davvero un'opportunità per territori come questi che effettivamente hanno indubbiamente, insomma, occasioni anche non così frequenti di poter in qualche modo fruire di opportunità tecnologiche, di strumentazioni, e in tal senso invece questa ente del terzo settore, Ruralità e Solidarietà, supportato dalla CIA, ha potuto davvero contribuire in maniera significativa a travalicare anche questi limiti e a superare barriere e confini, consentendo ai ragazzi, ai bambini, di poter fruire di un'aula multimediale che è caratterizzata dalla presenza di numerose strumentazioni, tablet, monitor touch, webcam, proprio anche in un'ottica di poter aprire le loro menti e poter comunicare anche ancor più, diciamo maggiormente, con l'esterno, con altri territori e in qualche modo anche aprire le loro barriere, diciamo oltrepassare queste barriere e in qualche modo trovare anche spazio per poter immaginare un futuro migliore, un futuro che comunque possa garantir loro sicuramente la consapevolezza di abitare un territorio con grandi risorse che loro stessi rappresentano, ma anche che, in cui occorre naturalmente coraggio e per poter sfidare, insomma, anche determinati limiti che comunque questo territorio impone.